Perché noi abbiamo bisogno di chiedere per lui di essere valutato se lui sa? Non so se è chiaro. Ciò che il creatore conosce, noi non conosciamo, dice il Rav. E quindi non è un problema per me se lui conosce oppure non conosce. Perché il fatto è che tutti questi calcoli sono in lui, ma sono ovvio, è un sistema. Il sistema è completo. Ogni cosa viene in accordo a un generale programma, ma in tandem ogni cosa viene data a noi. Che cos'è ogni cosa? Significa che io, come è scritto, Israele, affretto il tempo quando è troppo lungo, quando sono insieme con gli amici. Chi può accelerare la mancanza? Per equipaggiare se stesso con un'addizionale mancanza, egli affretta il tempo perché ogni cosa dipende solo dall'affrettamento del tempo. Ogni cosa cambia per il bene o per il male, per il peggio. Come accelerare il tempo? Oppure lo rallenti? Questo è tutto. Ma avvenga quello che avvenga, quello che noi sentiamo, se noi vediamo noi stessi, questo va bene. Per essere obbligato dall'alto. E questo se tutto precipita. Quindi se non riceve beneficio non contentezza per questo. Questo è il problema qui. Se il creatore sa o no, noi possiamo soltanto parlare delle cose che appartengono a noi. Quello che io voglio dire, nessuno ha bisogno, non ha chiedere, non chiedere rispetto al creatore stesso. Chiedi, dice, per ciò che appartiene a te, per riguardo a lui non possiamo chiedere nulla, mai prende il suo posto, mai devi essere il suo stato, mai esattamente quali sono le sue qualità, proprietà, i piani. Non appartengono a te, a te appartiene solo la connessione con il suo programma e quindi lui ti assiste quanto più possibile. Ma perché dobbiamo chiedere, dice l'amico, per chiedere? Perché tu vuoi affrettare il tuo spirituale avanzamento, per questo che hai bisogno di chiedere. Se io non chiedo, se tu non chiedi, tu non avanzi, più veloce. Allora, quando il generale programma ti porta, sono confuso, dice, qual è la differenza tra la luce che la riforma e il creatore? Il creatore è la forza superiore, la generale forza superiore, che è bene e benevolente, e non c'è nessuno tranne lui, solo lui governa l'intera della realtà, la luce che riforma, è una forza che ti corregge. E ti porta a te all'assomiglianza, alla coerenza di forma con il creatore. Questo potere, chiamato la luce che riforma dal creatore, ci sono molte differenti forze di emanazione, come una madre che con i figli, egli può essere come questo, come sa come pulire, come nutrirlo, come andare al supermarket e altre cose. E ogni cosa è questo, è Ima. Quante differenze e azioni ci stanno? Allora il bambino ha da tutte queste cose, e tutte le azioni vengono dal creatore, ma ogni differente azione ha un differente nome. Ma tutto viene da lui. La luce che riforma è il potere che opera su di noi e non è il creatore stesso, perché è una forza che corregge le mie qualità, è una
aiuto per questa forza, mi corregge. Dopo che corregge il mio desiderio di ricevere, il mio desiderio di ricevere significa che questa è la mia sola natura, non ho niente altro oltre che desiderio di ricevere, e quando il mio desiderio di ricevere, quando diventa simile alla dazione e alla sua intenzione di dare, allora io divento simile al creatore. Questo è tutto, perché il creatore stesso è il desiderio di dare. La luce che riforma comunque non è il desiderio di dare, è una forza che viene a me e opera all'interno di me tal modo che io posso dare. C'è una differenza. L'elettricità. Qual è l'elettricità? Questo porta la luce o no? No? Sì? No? Perché? Perché l'elettricità può muovere questa macchina. È semplice, qualcosa di differenza.